Ciao signori miei, ben ritrovati sul canale col nostro Star Wars Jedi Fallen Order. Riprendiamo da dove ci eravamo interrotti e ho notato una cosa fighissima, cioè in base al colore della lightsaber varia anche il colore del mio paddino, che ora è giallo. Il mio paddino Play 4. Allora, qui io ero andato avanti un attimo e sono anche morto perché ci sono 850 nemici. Furbescamente è andata persa la registrazione. Comunque, vabbè, fa lo stesso. Perché non è tanto contro di loro che arrivano a fiotti. Nemico in Orca abitualmente puttana. È sotto. il Non ti darò problema. tregua. Oh. Bellissima, siamo strapotenti. Non posso più Non è lottare. tanto contro di loro che ho Non ho momento di sofferto, ma sbagliare. più che altro contro un esercito di droidoni Munizioni sul incazzati. climax. Ciao. Venite, Siamo agli addosso. venite. Ok. E ora vi faccio Non riesco a colpirlo. vedere. Posso? No, non ho Impressa, abbastanza forza. finiamola. Aspetta Ti un attimo. batteremo di sicuro. Aspetta. Vabbè, loro mi colpiscono anche in... Porca troia, che gangbang! Storto. Non deve farlo più. Colpite la Permesso. missione. Affrontatelo. Scusate. Andiamo, coperti. No. Dai, ascolta, dammi uno steam. PT. Ok. Questo qua è l'attacco supremo. Bene, di nuovo. Credo abbia paura. Come possiamo vincere? Qualcuno deve Via, molto fare. spettacolari questi combattimenti, molto cinematografici. Io continuo a non usare il Sei l'unico lock. che vuole combatterci. Non No, possiamo non sei l'unico. Ma morirete male. Questo è il punto di farming migliore, secondo Vedo un nemico là sopra. me. A vedere così. Abbiamo Guarda! spinto alla posizione nemica. Ma ancora! Qualcuno gli spari. Spendiamolo. Vai così. Fatelo fuori. Ok. Il momento tragico viene ora perché posso impossessare. Guardalo, quello là. Era rimasto solo lui e mi ha ammazzato. Però se io magari attaccassi anche il microfono sarebbe tutto più bello durante le registrazioni, Obiettivo sapete? portato. Sfruttamento per ottenere campo visivo. Perché devi rallentare? Bravo. Richiedo manutenzione. Eh sì. Ok, vai, 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 BD. Ush. Il nemico Via. evita gli attacchi. Picchialo, picchialo. Superfluo. Io vado un attimo a dare un colpo a questo. Le. Enorme danneggiamento iniziato. Incapace. Dai, 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 qua ti puoi fare l'esercito dei mongoli. Un arma improduttivo. Impatto No, no, positivo. no. Dai, Hai poche picchiatevi. probabilità di sopravvivere. Perché quello è rimasto Davvero così? poche. Avversario banale. Merda. Questo qua è rimasto così, vabbè. Danno riportato. No, ma sei Danni. proprio... Ma è un fantasma! È falso, ecco perché... Geni in Porca pericolo. troia, no! Ce l'hanno tutti con Pericolo me. rilevato. Ma voi non potete venire qui. E quindi? Avversario identificato. Ah, ma io faccio il furbo. Ma non avevo notato questa cosa. Ma dai! Ma è il punto di farming supremo questo qui. Veramente. Superfluo. Il Jedi è uscito dall'uomo Ma dello prima ne stemma. avevo indeboliti 3 o 4 alla volta, erano tutti dalla mia parte, infatti Avvicinati ero e tranquillo in un impediti. angolo e sono morto ugualmente. Ma che cosa mi ha colpito? Insufficienza ai sistemi. Vai, 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 vai! Papi, papi, Colpo critico. papi, papi. Ancora, ancora! Ancora, BD! Ah, guardali che si picchiano tra di loro! Madonna, Incazzatissimi! Curami, va! Niente, non posso attirarli, non ho abbastanza forza.
Porca puttana! Yes! Cosa c'è, BD? Ah no, pensavo aprissi la cassa. Sì, è incredibile vedere questi cristalli dopo quello che abbiamo passato. Va bene. Una cosa che stavo dicendo prima di accorgermi di... Non avere il microfono, va bene, lasciamo perdere. È che mi piacerebbe arrivare ad una fase... Porta, ti presento BD. Un po' più libera, dove sì, poter andarmi a fare i giri io. Tranquillo. Stai bene? No, mi hanno visto. E non è tutto. Estraggono i cristalli Kyber. Capitano, pronto al decollo. E tutti questi sono cristalli, madonna. Spade per tutti. Una fase un po' più libera dove appunto poter andare a finire l'esplorazione sui vari pianeti. Fatemi sapere se per caso c'è un New Game Plus. Se posso eventualmente, una volta finita la storia, continuare a giocare con i miei progressi in maniera da valutare un 100% del gioco. Ma penso di sì, vista la struttura di questo titolo. Però non ne sono così sicuro, fatemelo sapere. Non è certo uno spoiler, insomma, nel senso, se si può fare, ben venga, aspetto, non me lo giro per cavoli miei, ecco. Magari è una cosa che possiamo fare anche una volta arrivato l'ending, in live insieme per completare il gioco, magari cercare il platinuccio. Ma quindi io, se a parte che non ci arriverò mai, ma cosa sto creando? Aiuto, li sto trovando tutti i bug. Esaminata posizione dei nemici. Ah, qua potete venire? No, non potete. Facete merda. Però vorrei un po' più danno, Cazzo, ma questo è veramente esagerato come farmi. Solo che secondo me quelli che ammazza poi BD... Aia, non contano come punti esperienza. Mi sbaglio? Identificazione nemico. Allora, fammi provare questa. Vabbè, ma così spacca il gioco, dai. Aia, che martellata il pugno di Bud Spencer, no? Ma insomma, io non lo direi a gran voce, ecco. Non ho la forza. Ma sì, danno abbastanza punti esperienza, ma non quanti immaginassi. Intruso là in alto! Venite su. Affermativo! Facciamo fuori! Beh però... Li fai salire qui, tipo... Le sentinelle... Di Dranglake. Venite qua giù! No, questo qua è ottimo per farmare. Sono inconsapevoli. Guarda che casino che stiamo creando. Madonna, che male. Sì, posso. Che dolore. Cosa? L'ho colpito, ho fatto bene. Oh mio Dio, la tua caviglia, mi dispiace tantissimo. Porca troia. Loro possono venire qua però. È finita! Sparare. Finita! Scusate! Ti batteremo di sicuro! Ma no, beh, ma sono mille! Ma sono mille! Il bersaglio è ferito, finiamolo! Come fa? Aspetta! Aia, che male! Cosa sto facendo, madonna? Venite su.
me non l'ascolterai. Che cosa sto facendo? Facciamo no! Qualcun altro venga qui! Aiuto! Ehi, BD. Ma perché mi devo creare queste situazioni brutte? Cioè l'ostia! Qui, amico! Sto addosso! Non me l'ha caricata! Mi serve uno steam, BD! Ok, adesso sì. Di vincere. No, vabbè. Tenete giù la testa. Vabbè, a posto. Farming. Farming assicurato. Ok, best location. Però sì, ti danno pochino questi alla fine. Pensavo qualcosa di più. Ok, me ne vado perché sto comunque che cazzo è sta roba? Vabbè. Sto comunque rischiando la pelle, andiamo avanti. Mamma mia, che male che fanno. Ho già quasi 2 punti, ma mi... Vale comunque la pena, fare un attimino di farming. Tanto stanno smartellando, ragazzi, se sentite casino, ci sono i muratori ancora, quindi... Contatto nemico! Un blaster? Ok, un blaster. Puntare con precisione! Attaccare l'intruso! La madonna, ma si va... Non riesco a centrarlo! Non ci faremo battere! L'abbiamo quasi eliminato! Qui, amico! Niente da fare. Ho capito. Ok. Uccidiamolo e basta. Centrato. Merda. Non ti darò tregua. BD. Mamma mia, il pelo. Questo non l'hai schivato. A noi due. Neanche questo. Spara giusto. Spara giusto. Oh, non sono ancora al secondo livello. Arrivo subito. Sto temporeggiando, ragazzi. Sto giocando per il gusto di... Dovevamo andare avanti, ma... Inseguo il sogno di... avere un po' di free roam, ma... Non è il momento, no? Guardate la sua. Boh, posto. Come? Aspetta che vado a prendermi... Oddio, ah, ma io posso tranquillamente, io non muoio. Il freddo non mi fa niente, anzi mi fortifica. Ho una roba qui sullo schermo, aspetta un attimo, lo tolgo, mi dà fastidio perché vedo... No, non è... Mamma mia, pensavo fosse un pixel bruciato, bene. Non è quello che pensavo, ottimo. 2 punti. No, ho sbagliato, Cristo. Fammeli usare. Se c'è qualcosa che ne vale la pena. Vai. Molte grazie. Quello che mi mancava. Vabbè, lancio turbinante. Attacco con cambio, non me ne frega. Steam personalizzati, vai. Yes. Molto bene. Almeno... potremmo giovare un po' di più delle cure. Assolutamente no, telefono, non mi devi rompere i coglioni. Confermare movimento. Intruso in basso. Via dalle palle. Ciao. Supererò le tue difese. Supererò. Sei bravo a schivare. Vai. Ok. Va bene. Sono felice di come è andata la cosa. E... altro scivolone? Ti annienteremo! Così ci sconfiggerà tutti! Aggreditelo! Aggreditelo! E agguantatelo! Bravissimo! Il razzo! Madonna! Cazzato! Guardate dove sparate! Aspetta che ammazzo questo! Riuscirò a colpire! Boh, adesso. Ah, non posso perché non ho abbastanza vita. Volevo fermare il razzo e mandarglielo indietro, ma...
Ok, adesso posso. Aiutami, qui. Bene. Ah, glielo mando indietro, ma non lo piglia, che peccato. Ok, niente, a posto. Usiamo i tools. Che peccato. Nemico individuato. No, c'è un inquisitore. Fermatelo, subito. Con epuratore della minchia. Aggreditelo. Aia. Colpo diretto. Adesso lo uccido. Che mel. Lancia qua. Oh, il Jedi fa freddo. No, no sì, figa, me la interrompe e comunque la forza cala. Voglio di più. Colpi della maledizione. Non puoi fermarli tutti. No, no, non deve fuggire. Scendiamolo. Porca vacca, ma Gran Maestro Jedi è rimasto ferito. C'è da beccare un sacco di legna. Aspetta un po'. Che cosa è... Come facciamo a prenderlo? Veloci, bisogna prenderlo. Oh, curano un po' di più, ma niente. Niente da fare. Non mi fullano. Cosa stanno facendo? Cosa sto vedendo? Allora. Occhi aperti, se lo vedete. Sono ferito. Boh. Va bene così. È andata benissimo così. Brutto da vedere, ma... Ma basta. Ancora con l'acqua col razzo. No, mi ha preso. Eh sì, hai ragione. Benissimo, quella sta facendo il mio gioco. Aspetta un po'. Cazzo. Aiutami, qui. Prenderò. Prova a fermare questo. Merda. Uccideremo tutti i traditori. Salti qua. Mi hanno colpito. Bravissimo. Facciamo la finita. Figa, ma... Ripiego. Ma cazzarola, quanto sei strunz. Non ho più steam. Ottimo razzo. Però forse è meglio andare avanti. Datemi un secondo. Sei su tutti i canali imperiali. Ti scagliano addosso tutto quello che hanno. Sto notando. Per ora sì, ma la tempesta passerà presto. Resteremo senza copertura. Non puoi mascherare il segnale della Mantis. Il trucco funziona solo se non se l'aspettano. Oh. No, stavi parlando? Ma dai, ma continua! Scusami, se ho la comunicazione radio... Madonna, ci vuole l'interfono, ci vuole... Della Midland... Quindi? Cosa hai trovato? Nuova skin per BD1. Beh, giustamente... Una skin acquatica. Mamma mia! Mi fanno soffrire queste fasi. Vediamo qui dove si arriva. E fammi vedere la mappa. C'è un punto di meditazione. O è da dove sono partito? No, no, io sono partito da qua, secondo me. Sì, perché ho corso sul robo. E qua c'è un qualcosa di verde. Però devo fare un giro da un'altra parte, forse. Non lo so. Vabbè, vado a dare un'occhiottina. Ok, ottimo. Ogni cammino è diverso. Guarda quanta esperienza. Attento alla tua rabbia. La piccola Jedi. Sarà Trilla come minimo. Vai sotto, madonna. Non ho vita. Aiuto.
Mamma mia, ma sono potentissimi. E poi, vabbè, voglio cercare di fare dei combattimenti di un certo tipo, ma hanno, secondo me, vedendo alcuni gameplay di livelli di difficoltà inferiori, su Gran Maestro Ho Jedi violato la c'è. loro cifratura. Manometto le trasmissioni, ma le ripristineranno. Forse guadagneremo un po' di tempo. Grazie. O Ci sono forse assaltatori ovunque. Il Lumer è il nostro pianeta, Cal. Fa che se lo ricordino. Va bene. Un po' freschino come pianeta. Oddio, grazie. No, dicevo che a confronto dei livelli di difficoltà inferiori, secondo me i nemici qua fanno attacchi rossi, diciamo attacchi imparabili molto più spesso. Sono più pericolosi anche da quel punto di vista lì. Spammano un po' di più, ecco. Tornare indietro ne vale la pena? Ma io direi proprio di no. Figli d'Androcchia. Madò! Incazzatissimo! No. Colpo analitico. Integrità compromessa. Mi servi. No! Figa il lock, ragazzi, no, il lock è la dannazione. Bersaglio in fuga. Teniamolo sotto pressione. Dai, ancora un colpetto. Affrontatelo, andiamo, Ok, vai, 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 BD. Ottimo. Dammi una mano. Picchialo. Poto, guarda che cartoni. Oh, cazzo. Aia. Aspetta un po', eh. Non ho la forza. Adesso. Ok. Ho fatto una stronzata incredibile. Questa dovevo attirarmi. Steam, grazie. Ok. Hai poche probabilità di sopravvivere. Davvero poche. Ma sei morto o no? Senza valore. Ok. Non mi ha mandato niente, non mi ha mandato. Vabbè, stai lì a fare la guardia. Dove stavano andando questi qua? Non puoi batterci. Toh, bel cartone nei denti. Sì, mi ha dato l'esperienza ugualmente, però secondo me me ne dà pochissima. Forse appena meno. L'ho tagliato in due! Che schifo! Povero. Hanno riparato tutto e chiamato rinforzi. Ogni Star Destroyer nel settore è diretto qui. Se Aia. arrivano qui prima di te. No, non siamo arrivati qui per farci catturare. Ci sarò. Sir, abbiamo visite. Via grisa di chiudere la Mantis. Cosa? Con l'impero che ti insegue. Sei fuori, Cal. Fidatevi. Merda, Va sono bene, due. chiuderemo la nave. Bellissimo. Vai, butta le bombette. No, cazzo. Ottimo. Quello lo potrei fermare e mandarglielo indietro, sarebbe un'ottima idea. Dai. Bene. Ah, ti fa male? Vai. Un altro Steam! Merda. No, ma puttana! Figa sta forza. Io ti giuro che la forza, Madonna, Madonna, ne mangia tantissima. Ne mangia veramente troppa. Poi forse c'ho anche il vizio di usare troppa potenza negli attacchi di forza. Devo calibrare la pressione del tasto, perché non c'è bisogno, anche per mandare indietro queste bombette, di tenere schiacciato. Basta sfiorare, forse, non lo so. Ah, Dio. È mio. Ok. È stato veramente bello trovarmi lì con due ATS.
Mi è dispiaciuto morire. Eccolo là, dorme. Prendiamo spazio. No, no, li voglio distruggere, non mi frega niente. No, sei una merda però. Butta le bombe! Bellissimo! No, vedi, gli faccio molto più danno però se insisto. Hai paura, Questo è andato ed è caduto di faccia. Guardalo! Volevi salvarti, pilota? Che bella! Queste, vedi, per certe cose è epico, veramente. Questo gioco. Ho finito la forza. Amico, aiuto! Che due maroni. Ah, ha buttato quella mina di prossimità. Dai, non buggarti. Pronto, sono qui, gira. Che cazzo fai? Avevo provato anche a rallentarlo, ma... Oh! BD, uno Steam, qui! Te ne devi andare. Dovevi essere già caduto, eh. Che fastidio quando non mi prende. Dammi qua, BD. Poi non è che non mi prende il comando, è che non si cura se sei full vita, quindi io se voglio ricaricare invece la barra della forza devo attendere di aver subito qualche danno. Che fastidio, madonna. Almeno con gli steam personalizzati potevi avanzare. Salve. Arrivederci. Che arma hai? Ah, è 11, va bene. Bello, mi è piaciuto. Migliora in queste fasi il gioco. Già negli scorsi appuntamenti abbiamo visto un qualcosa che secondo me effettivamente per un fan non è nulla male. Una cassa. Io però intanto che sono qua... Ma qua avevamo già fatto, scusami. No, cassa 0 di 1. Ho trovato il segreto, non ho trovato una cassa. Com'è sta storia? Perdonami, ma qua ci eravamo venuti tantissimo. E il segreto l'avevamo trovato, ma la cassa... Mi dice che c'è una cassa al 75% e anche qua. Ma è la stessa... Ah, ma guarda, è la stessa zona, Cristo. Va fino qui il discorso, guarda, vedi? Qua è a posto. Qua è a posto. Qua ci manca una cassa e bla bla bla. Però sono venuto qua per niente. Ah. Dovevo fare più attenzione. Oh, me lo merito. No, ti prego. Ah, comunque rimane abbastanza impegnativo quando... Anche quando appunto hai diverse abilità. Gran Maestro Jedi ti mette alla prova sempre. Anche perché appunto te lo fa vedere anche inizio gioco. Quando vai a vedere la scelta della difficoltà, la barra di Gran Maestro Jedi è tutta verso i nemici, mentre invece tu sei un po' messo da parte, ma è giusto così. È giusto così. Almeno la cassa la vorrei trovare, però. Che bello che rimangano gli ATS.
potresti essere in alto? No, perché io qua non riesco ad arrampicarmi. Non voglio perderci la vita a cercare sta cassa, però. Perdonami. Però la zona è questa. Dovrebbe essere abbastanza easy da trovare. No? Qua si può salire. Era quella fase che... Cosa sta succedendo là dentro? Non lo so. Era quella fase che avevamo abbandonato a metà scalata, può essere. Aspetta un po'. Dai, telecamera, poi... No, non ci vuol stare. Guarda, io la mando su e più mi tiro giù. Is. Sto perdendo tempo, ragazzi, lo so. Sto errando, lo so, sto errando. Ma sono abbastanza volenteroso nell'idea di cercare almeno questa cassa. Anche perché fin qua in cima non c'eravamo venuti noi. Oh sì. No, infatti. C'è un cappello cowboy. Un grande Jedi meditava qui. Porca troia! È tornato più volte nella sua vita per contemplare le sue avventure e le sue prove. Maestro Mac Cameron. Cavron, un memoriale presso un luogo di meditazione usato spesso dal venerabile maestro Jedi Marty Bucky, vabbè, che lo visitò molte volte per riflettere sulle proprie avventure e sui risultati conseguiti. Ad esempio, adesso sono a posto, no, perché la cassa manca sempre, e comunque fa parte di un'altra zona. Qua c'è del verde, però. Ne valeva la pena. Quando l'ho visto per la prima volta ero piccolo come te. Ma meno coraggioso. Poi non lo sai quanti anni ha BD1, perché magari è pluricentenario. Ah, eccola. Yes, ne valsa la pena. Adesso lo dico io. Yeah. Dammi qualcosa di leggendario. Nuovo poncio. Let's go. Bello, bello, mi piace con questo taglio alla cavaliere del cazzafà. Posso scendere velocemente? Tipo così. Ok, no, non posso. Amico, aiuto! Non posso, ma non voglio, non voglio, ti giuro che non voglio scendere. Oh no, che palle. Ok. Quindi però siamo al 100 adesso. Lo faccio ancora. Ok. Ne vale la pena. Ok. Non troppo perché sennò mi schianto. Però qua faccio così. Benissimo. È andata meglio del previsto. Fammi vedere. Cassa 1D1 e segreto 1D1 100%. Ci stiamo. Giusto? Poi qua ci sono altre cose. Bene, a posto. Possiamo andarcene. Un po' di lore. Un po' di trama. Poncio nuovo. Pronti per la siesta. Come cazzo corri, Cal? Ti devi far raddrizzare, guardati. Corri tutto verso destra, lì, malamente. Oh, stortissimo. Con le gambette di Lupin. Bella, bella questa mantis. Allo? Ah, è qua, scusa. Stavo entrando. Ce l'hai fatta. Dove carichi gli animali? La fuga. Sì. Non sarei qui senza di voi. Su Bracca sognavo di assaltare Coruscant con sopravvissuti del Consiglio dei Jedi. Invece, all'ordine rimangono uno scommettitore, un Jedi fallito e un Padawan mancato. Un branco di falliti. Puoi dirlo ancora forte. BD è l'unico affidabile. Ha lasciato che Cordova cancellasse i suoi ricordi così da poterci guidare. Il protagonista è BD, come vi ho sempre detto. Per proseguire anche quando sembra impossibile.
Fallire fa parte del viaggio. Ora l'ho capito. Tu taci che ti ha dato del Jedi fallito. Quindi... non adesso, sono occupato. Ah, scusa. Allora che cazzo mi metti la postilla di parlare, perdonami. Che brutto discorso. Ha detto 20 volte fallito. L'ha rimarcato tantissimo. Come vanno i semini qua? Calpi. Erba sogno. Il flux reale. La zefogna. A zefo. Erba latte. Buona con i cereali. E la frattaglia scarlatta. Oh, beh. Andiamo a dare la spada, va. Non ho trovato niente per la spada. O sbaglio. Non ho trovato niente per la spada. No, ho trovato un pezzo. Andiamo a vedere. C'è stato anche un altro ennesimo aggiornamento. Vedo che per quanto riguarda i caricamenti, questi ci teniamo. Su PC sono comunque più rapidi e graficamente la differenza si vede. Ragazzi, mi spiace dirlo, ma siamo ormai ad una sfera vitale, diciamo così, a un cammino dove la PlayStation 4 sta veramente cedendo il passo. L'ha sempre fatto, però adesso la differenza anche nei giochi... Questo avevo trovato? No, questo è quello che ho. Anche nei giochi che escono multipiattaforma si vede molto molto di più. Anche in un giochino come questo, su un PC codigno, not bad materiale. Ma guarda, me la tengo così. Vabbè, spacca tutta la nave. Vabbè, spegni sto robo, via. No, non salvo, partiamo direttamente, signori miei, cari, croccanti, fragranti. BD, sei il numero uno. L'abbiamo sempre detto. Ehi, non c'era un'enorme nave schiantata su Zeffo? Pensi ci sia un bel bottino? Vuole tornare su Zeffo. Bogano. Kashyyyk, Zeffo, io devo andare su Datomir. Lui mi dice, dai un'occhiata anche in giro, perché comunque Zeffo c'è il 70, Kashyyyk ci manca poco, Bogano è il primo, torniamo su Bogano, ci facciamo... Traffanculo. Dai, mi faccio un giro su Bogano e mi soffio il naso. C'è qualcosa che ti turba? A me? Oh no, sono solo un po' teso. Troppa agitazione. Il viaggio a volte è rischioso. La tensione è palpabile per tutti quanti. Dai, sia per i Padawan che per i Jedi veterani. Oh bene, quindi è meglio stare qui a sghignazzare con me. Ci stiamo tutti divertendo un mondo. Ti stai sbagliando. Quando ero una Padawan ho iniziato a suonare l'Alixet. Perché mi rilassava. Ma non mi interessa. La musica ha un effetto quasi curativo. Sì, è vero. Beh, non hai tutti i torti. Mi suoneresti qualcosa? Forse dopo. Ci conto. Nello sport ormai è classificato come doping ascoltare certe tracce. Ed è addirittura vietato in certe discipline ascoltare musiche che hanno una tot cadenza di battiti al secondo, perché ti incentivano, appunto, ti dopano. Ti caricano ad andare meglio. Sembra una stronzata, ma così. Allora, primo pianetozzo. Ed è quello che appunto risulta meno esplorato. Non ti piace la natura, Gris? Solo sì, ne abbiamo già parlato. Altrimenti, ma l'hai già detto. Non ci vado per niente d'accordo. Vero che ho quattro braccia, ma ciò non toglie che possa diventare cibo per molte creature letali. Tu e Sir siete stati qui un paio di volte. Siamo stati ovunque. Abbiamo girato per tutta la galassia. Non penso sia possibile. Ma è lei che paga, quindi non mi lamento. Meglio che nascondersi in una discarica per anni. Verissimo, sono d'accordo. Ne ho visti di mucchi di spazzatura. Ma quel pianeta era il peggiore. Non posso credere che qualcuno... Scusa. Non hai torto. Mi è piaciuto molto Cal, che senza peli sulla lingua ha detto: Madonna, sono un fallito. Tu sei una fallita, tu sei un pezzo di merda, ubriacone. Ma come? Stai facendo così diretto? Cal. Ma sono più forte di te. Qui. C'è una galassia da salvare. Non sarà facile. Ti senti pronto?
Certo, basta nascondersi su Bracca. Ho visitato molti pianeti della galassia in cerca di te. Se non fermiamo l'impero, moriremo tutti. Tutti quanti. Sono pronto. Bene. Va bene. Dai, posto, frasi fatte, finito il festival. Benissimo, possiamo andare. Allora, abbiamo già delle cosine verdi qua sotto. E Buri, tu cosa fai? Poi ovviamente, ragazzi, se le registrazioni si dilungheranno, io userò il mio solito modo di fare, cioè vi abbandonerò sul più bello. Per poi tagliarvi appunto l'episodio. Si scende dal centro, ma al centro c'è un buco? È un buco chiuso. Ah, era sotto dove c'era quel... c'è una palla girevole. Ma posso andarci giù, dai. Certo che posso. Oh, ciao piccoletto. Qua ci sono i Pokémon. No! Ti troveremo una casa. Ma Cal, cos'hai accarezzato, Cristo? Il Boglin amico. Oh my god. Ora sulla Mantis c'è un nuovo amico. Cerca il Boglin a bordo. Non ci credo. Ma che fico. Bevo il tè. Bevo il tè come i nonni. Questo bello è caldo. Lo stesso tipo di sfera di Zeffo. Cosa pensi che faccia? Fa che la devi... C'è una cassa di Steam. Vai. Ma gli devo far... No, l'ho incastrata, sono un coglione. C'è un modo per passare... Non stiamo andando male, eh? La puoi attirare? La dobbiamo far andare lì, dai. Così? Ma no! Sì, ho capito, ma è una rottura di coglioni incredibile. Aiuto a BD1, tanto per, dato che non gli chiedo mai. Puoi salire su, dai, che ce la fai. Allora, aspetta un attimo. Ok. No, da lì non va bene. Devo fargli fare la parabolica, perché un pochettino è in pendenza, quindi vieni qua. La fermi. La fermi ancora. Io t'avrei attirato. Non è servito. Madonna, non ci voglio di star qua 6 giorni. Vieni qua. Vieni qua. Dai. Aspetta. No. Oddio. Oddio, sì, ce l'abbiamo fatta, vai! Pronto per un altro steam? Yes, e ne abbiamo 7. Andiamo! Mettili dentro, che io bevo il tè. PD1 è il numero 1. Un grande droid, sì. Gli voglio bene. Quindi qua siamo, perfetto.
100%, ottimo. Questa sarà la riscoperta di Bogano. Oh Bogano, tu mi piaci, Bogano. Oh cazzo, ma qua è vero, c'era quel... Eccolo, c'era quel dragone incredibile. No, no, voglio andare da lui. E tu dell'animaletto non mi dici niente, no? Che c'è? Ehi, tieni lontano quel droide. Non voglio che mi goccioli addosso. Va bene. Hai ragione. In questo caso Cal non ha detto niente perché ha tirato una bestemmia a BD1, quindi... Yes. Allora, vediamo un po' che cosa ci aspetta se io andassi di qua. Adesso che ho il doppio salto, no, ma non rallentare però, madonna. Frizza da paura. Io lì non ci arrivo. Bastardi, orco cazzo, lisciotto. Oh, metti via sta doppia lama che non mi piace, è inutile che stiamo qui a girarci intorno. Voglio provare a salire, ma non ci posso arrivare, guarda che stronzata. No. Puoi morire quando vuoi. No, volevo andare da lui. Dai, ma dimmi che posso. Guarda come dorme pacifico. 80% una cassa. E c'è un giallo in basso. Quindi provo a buttarmi giù nel buco. C'è il rospone qua sotto. No. Ma... Ah no, sembrava uno di quelli... Cioè, lo vedevo più giallo. Pensavo che avesse i miei punti esperienza. Ho detto, ma no, è impossibile. Non ci torno da... Ah. Non ci torno da una vita qui. Questo io adesso lo posso... Lo puoi buttare giù. Il tuo posto è qui, quindi... Ma la spinta ce l'avevo già, non ricordo, ragazzi. Non ricordo. Io so che vorrei andare lassù. Per andare lassù... Posso fare. Vabbè, era inutile, ma fa lo stesso. Qua non ci corri. Ah, sai cosa? Lo dovevo far cadere di qua, forse. Eh no, perché non potevo tirarmelo. Che stranezze del creato. Ah, qua c'era anche la possibilità di andare a tagliare la lingua a quel cesso di rospo. Era qua sotto, giusto? Sì. Vediamo. Porca vacca, che danno. Cambiate, zio, la storia. Madonna. No, scherzavo, scherzavo. Ma sei una merda, scusami. Ok, comunque non li sciotto, cioè. Posto. No, bravissimo, hai anticipato la mia rollata. Quei tre occhi lì. Dai, fai la linguona. Puoi fare la linguona? Non volar giù. Madò. Ti hanno migliorato, eh. Sono un po' meno buggato del solito. Ma quanto posso essere... Una merda. Che meno. No, il lock, ragazzi, non ce la faccio in sto gioco, mi asfissia. Dai, respawn. Ma perché non mi taglia la... Io non voglio picchiare lui.
Dai. Aia. Mi serve uno steam, PD. Due. Lingua, lingua. Madonna, di testa si butta. Lingua. Guarda che lascia le impronte. Bacca boia, questo qua ci ha ucciso più di una volta, con questo attacco. Per favore, lingua. Ma vabbè, dai, preciso come il buco del culo. Amico, mi serve uno stim. Che pesantezza. Qua c'è un coso verde, andiamo. Cioè, verrò per sempre stuprato da questi nemici, inutile. C'è poco da fare. Cassa. Vai, te. Ma apri, Cristo. Controlla bene. Cosa abbiamo? Una nuova skin per BD1. Come sei carino ogni 80. Ok. Confermato BD. Mi piace color Big Bubble. Fammi vedere qualcosa di più. Accessibile. È proprio questo pianeta, era rimasto. Orco camp. Nel dimenticatoio. Non so se ho fatto bene, però qui c'è qualcosa. Quindi sì. Un gigante. Ossa. Pelle. Antiche. Pelle e ossa. Madonna! Madonna, No, beh, ragazzi. Madonna del Cristo, re. Vuoi fare le cose fatte bene? Voglio tagliarti la lingua, Dio santo. Ci riuscirò un giorno di questi, va? Dai, lingualo. Dai, lingua. Fai lingua. Come con Pao. Lingua! Porca. Lingua. No. Ma vai a fare in culo. Devo fare quel fendente pesante. No. Che voli giù, coglione. Ma zio cantante è volato giù. Dai. Aspetta, vado ad ammazzare mio cugino qua. Ma sei un mongo. Ma ragazzi, non l'ha mai fatto. Fammi fare quell'attacco. Attacca lui. Io ti giuro che è una rottura di cazzo. Attacca lui. Di default, quando fai un attacco, va da lui. Sai cosa faccio? Faccio l'attacco doppia spada. Vabbè, ma allora io che cazzo... Io non lo so che cazzo devo fare. Me lo spiegate. No, ma lui... Cioè... Io non so come fare. Ragazzi, io non so come cazzo devo fare. Dovrei fare una roba del genere, ma mi va di default contro il rospo, non contro la lingua. Quando fai un attacco c'è una sorta di automira. Vabbè, tua madre. Quella gran rospa. Ma niente, in volo ti... Lancia qua! In volo ti piglia sempre. Il salto è come in Sekiro. Vabbè, ma vaffanculo, questo continua a ammazzarsi. Cioè, ma gliel'ho tagliata.
Io non ho capito se gliel'ho tagliata. E torna fuori. Allora non gliel'ho tagliata, gliel'ho solo ferita. Non... Scusate un attimo. Vaffanculo. Cioè, non ci credo. Vabbè, ciao, Bordo, me ne vado. Niente, ragazzi, praticamente non era un discorso di colpirla rallentandolo e quant'altro. Dovevi avere il potere dell'attrazione, versione migliorata, per appunto trattenergli la lingua e poi affettarla. È una cosa un po' meno scontata del previsto, che appunto mi sono recuperato guardandomi una guidina. Nel frattempo ho praticamente completato Bogano, 16 su 16, 6 su 6, esplorato totalmente. L'unica cosa che mi mancano alcuni riferimenti di BD, e sinceramente quelle cose lì sono quelle classiche robette terziarie, nemmeno secondarie, che mi fanno un po' desistere dall'idea del cercare il platino, perché proprio mi rompono le palle e mi ci fanno perdere talmente tanto tempo che... Bah, però vediamo, dai, adesso intanto torniamo alla nave. Magari una delle cose che mi mancano è appunto incontrare questi animaletti e scansionarli, dato che ne abbiamo uno sulla navetta, ne abbiamo trovato. Sei venuta spesso qui con Cordova? Ma abbiamo no, già sentito. Non mi ci ha mai portata, ma me ne ha parlato. Ero l'unica a sapere. Ma non mi interessa, ma andate a fanculo. Aspetta. No, no, parla pure. Ho trovato un semino, forse anche. Guarda che sono sbocciati. Gris, mi hai chiamato? Ah, vedi? Quei rampicanti sono sicuri. Stanno diventando grandi. Già, mi consumo i palmi per spuntarli. Dove cacchio sarà andato quel tipo? Ho trovato materiali nuovi. Un poncio indecente, ragazzi. Un poncio indegno. Veramente un poncio indegno. Un poncio gayissimo. Che in questo caso però sta veramente bene col nostro BD. Dove è andato quell'animaletto cessoide? No, comunque si farà anche questa sorta di ricerca da solo una rottura di palle, magari fatta insieme in live. Potrebbe passarmi anche un po' di più. Anche perché tra di voi c'è chi gioco l'ha già platinato, comunque ha idea di dove trovare casse collezionabili, segreti, bla 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 bla. Quindi magari mi dà una mano, mi guida, perché sennò così veramente... Mi ha distrutto un po' la volontà, sono un coglione anch'io perché già non ho voglissima di giocare, andarmi a incaponire su certe robe, colpa di quel Bogdo di merda, perché ho detto intanto che mi guardo il discorso del Bogdo, mi guardo anche le casse che mi mancano, vediamo com'è, però è proprio una rottura di palle, proprio pesante. Ma dove minchia è andato quel Pokémon bastardo? Lo devo cercare, ha detto che è sulla nave, mi ha detto che è sulla nave, Bogano, flora e fauna. Zaur, no, eccolo qua, vedi, me ne manca uno, i Boglin, uno Sploxmore, no, qual è? Questo Boglin ha combattuto contro un Ogdo, non ci interessa. Boglin sono piccole creature, niente, cazzo, me ne manca uno. Aveva detto che era nostro amico, che l'avremmo ritrovato sulla nave. Deve essere nascosto da qualche parte, immagino, no? Non lo vedo. Non lo vedo.